Negli scorsi episodi di YouTube Man, Sergi ha radunato tutto quanto il suo team per parlare di un'alleanza con il Duce. Alessio ed Harley sembrano prendere bene la notizia, ma Mazzo e Twitch Man si dimostrano subito contrariati. Il team inizia così a litigare, quando all'improvviso Previaz fa un suo intervento. Basta! Non tollero più che si parli di Freddy in questo modo. Ormai il suo schieramento è chiaro. Io sono la Gemma del Tempo e lavoro per Freddy. Twitch Man, preso da un attacco di ira, attacca Serra. Se non le capisci con le buone te le dovrò far capire con le cattive. I due iniziano a lottare. Distrugo comunque! Dai, basta! Nel mentre della rissa, i tre membri rimanenti del team YouTube Man iniziano a parlare del futuro del loro team. Non importa chi dei due abbia ragione, quando due uomini si scontrano a duello è l'esito della battaglia a decidere chi vince e chi perde. Ragazzi, è anche vero che un team che non ha rispetto per il capo è destinato a calare. Sì, infatti il rispetto per Sergi sta calando, ma sto valutando il fatto di lasciare il team. Non sto dicendo che non voglio bene a Sergi o che non l'ho mai rispettato, però di questo passo non indugerò a lasciare il team. Non sono sicura che fra un minuto ci scherzeremo sopra come se nulla fosse. Secondo te passarci sopra e scherzare è una cosa normale? Non... Alla fine Sergi vince il duello e Twitch Man, Mazzo e Previaz lasciano il team YouTube Man. Sei senza di me. E senza di me. Ah, ovviamente senza di me. Sergi decide di rincorrere suo fratello per andarla a recuperare. Dobbiamo essere tutti uniti per questa guerra. Non sarà facile. Io intanto vado a cercare da solo. Però, mentre avanza verso il cardeto, fa il suo incontro con Gia. Sento, dove vai, ragazzino? E tu chi sei adesso? Io sono Gatti, devo prendere il vivo o morto. Che c'è? Per quanto tempo continua a guardare laggiù? Eh? Che cos'era? Io sono sicuro di essere stato trafitto. Sei Daniele Sergiacomi, giusto? Come conosci il mio nome? Chi diavolo sei? Sono capo della squadra razione di Fred, Gia. Sono venuto per combattere fino alla morte, la tua morte. Ehi, sono arrivato per combattere fino alla morte. Almeno farmi divertire. Che ne pensi se ti do un vantaggio? Colpiscimi dove vuoi. Ma che cazzo stai dicendo? Pensi che possa colpire qualcuno senza che abbia nemmeno stratto un'arma? Mi stai prendendo per il culo o cosa? Non ti sto prendendo in giro. Occhi, naso, gola. Colpiscimi dove vuoi. Metti a tremare. Questo deve essere uno scherzo, l'ho colpito con tutta la forza che avevo. Perché non ha nemmeno un segno? Perché la mia mano sanguinare? Ma che cazzo, tutto quello che hai, che schifo. Che cazzo succede? Cos'è appena successo? Come ha fatto? Ha preso la mia lama con la mano. Non può essere. Ora è il mio turno. Ok, calmati, calmati. Può essere tagliato. È impossibile che non possa essere tagliato. Cazzo però. Posso vincere! Avanti, fatti sotto. Devo battere questo bastardo. E non mi importa come. Devo riprendermi il mio team. È finita, eh? Dannazione, 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 dannazione. Io non voglio morire in un posto del genere. Non voglio. Avanti, muoviti. Muoviti. Io devo prendere Twitch Man. Perché ti sei rialzato? Perché non ci sei alzato? Scusa, ma la spada mi ha un po' rotto. Penso che combatterò alla vecchia maniera. Quanto sei veloce? Però è stato divertente. Ma che... Ci... l'ho fatta. Sapevo che eri quello giusto, Sergi. Ehi, 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 ci sei? Ma cosa? Ma che cazzo? Lasci che mi presenti, sono Gia. Cazzo. Ma tu non eri cattivo. Ragazzo, devi sapere che io ti conosco. È per questo che sono venuto qui. Dovevo vedere se eri degno. Ma degno di cosa? Tu agisci sempre da vero eroe, pur rischiando la tua vita per fare del bene. Quel pugno che ti ho dato stava per ucciderti, ma sei riuscito a schivarlo. È proprio per questo che voglio prenderti come allievo. Ma... So che te e il tuo team avete litigato. Come puoi sapere queste cose? Lo so e basta. Era da tempo che ti servono. Abbiamo un obiettivo in comune. Anch'io voglio uccidere Freddy. Cosa? Anche tu? Esattamente. Anch'io sono un supereroe. Combatto una guerra con Fred ormai da 18 anni. Wow! Quindi accetterai di diventare mio allievo? Non so se questo sia il momento migliore. Cosa pensi di risolvere se vai a cercare i tuoi amici? Tanto non ti seguirebbero. Forse hai ragione, ma non voglio aspettare che tornino da soli. Fidati, vieni da me. Quando torneranno sarai diventato più forte. Quanto pensi di far durare questo allenamento? Devi aumentare la massa muscolare, la tecnica e i tuoi superpoteri. Io direi almeno 10 mesi. Cosa? 10 mesi? È un po' pesante, ma accetto. Non ti deluderò. Fede. Dai, ne ho fatti solo 100. Che ne mancano ancora 250. Sti cazzi! Porca ragazzi, questi mesi passano come un lampo. Che fatica! E devo farlo per 10 mesi. In pratica mi rimangono 294 giorni. Tenendo presente la sovraccompensazione muscolare e circa 2 giorni di pausa, in pratica, anche dandomi da fare al massimo, l'allenamento effettivo è solo di 98 giorni. Visto che fra mattina e sera mi alleno 5 ore, significa 940 ore totali. Devo farcela. Devo battere Gia. Ho un brutto presentimento. Sergi, quando è che mi darai ascolto? Ciao Gemma della Mente. Gemma del Tempo, ci si rivede. Che ci fai a casa mia? Sono venuta a riprenderti. Volevo giusto tornare dai buoni. Finalmente ti è tornata la memoria. Esattamente. Ciao padrone. Cacciatore, perché mi hai convocato? Lei spiega tutto il piano. Vogliamo che il tuo amico Cataldi attacchi il team YouTube Man. Con i suoi poteri da hacker riuscirà a mettere fuori combattimento sia YouTube Man che Twitch Man. Ok, sarà fatto. Lo avverto subito. È il momento perfetto per attaccarmi. Pare che il loro gruppo si sia diviso. E sarà molto più facile distruggerli. Ho finito la mia missione. Devo tornare a fare rapporto a Freddy. Mi manca un po' l'azione. E soprattutto mi mancava tanto l'odore del sangue. Cacciatore, sì, capisco, inizierò da lui. È scattata la tua ultima ora. Vediamo se sei pronto. Ok. Nel prossimo episodio di YouTube Man, Sergi ha finito il suo duro allenamento di 10 mesi ed è pronto a testare i frutti del suo lavoro in un ultimo combattimento con Gia. Dopodiché ci saranno delle importanti rivelazioni e si scopriranno molti segreti. Dopodiché il team YouTube Man riunitosi dovrà affrontare Jamel e Cataldi con il loro Death Note. Episodio 17, l'intenso allenamento.